tanto sintetica, sul mondo ecumenico, sulle sue ricchezze, le sue divergenze, i problemi che nascono mano, e anche abbiamo avuto una visione insieme sull'afflato ecumenico che ha ispirato e sempre nutrito la preghiera della nostra madre fondatrice. Ora ci avviciniamo innanzitutto ai nostri fratelli delle chiese ortodosse e delle chiese cattoliche orientali su Iuris. Abbiamo visto nell'Unitatis Divina Integratio di già che ci sono tante chiese e comunità ecclesiali separate dalla sede apostolica romana, ma credenti in Gesù Cristo, radicate nel suo amore e nel suo Vangelo. Questa storia è una storia che è data sin dai primi secoli e che si è sviluppata per moltissimi motivi, dovuti più a ragioni economiche, politiche, sociali, ambientali, che a divergenze effettive di fede. Già nel primo concilio a Nicea, lo abbiamo già accennato nella prima scheda, abbiamo incontrato il gruppo guidato da Ario, che si discosta dalla retta fede, sostenendo che Cristo è una creatura, pur se dotato di capacità eccezionali. Ma l'unico Dio è il Padre. Siamo nel 325, IV secolo. Due secoli dopo, in Spagna, si inizierà a pregare il credo proclamando che lo Spirito discende e procede dal Padre e dal Figlio, proprio per sottolineare la divinità del Figlio. All'inizio del secolo XI, quindi pensate quanti secoli dopo, nel 1054, il filioque sarà una delle cause della disputa e della separazione tra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa. Dal Concilio di Efeso nel 431 e da quello di Costantinopoli vent'anni dopo, ci sono altri gruppi che si staccano dal ceppo originario. Abbiamo i nestoriani, che sostengono che in Cristo ci sono due persone distinte, quella divina e quella umana, e non solo due nature. I monofisiti, per i quali l'unione delle due nature è tale che la natura divina assorbe quella umana. E altre chiese, le chiese non calcedonesi o pre-calcedonesi, che hanno delle divergenze di fede. Abbiamo la Chiesa Copta, la Chiesa Apostolica Armena, la Chiesa Siro-Antiochiena e altre. E si inizia anche a ufficializzare la spaccatura tra Oriente e Occidente. Quindi la Chiesa Latina in Occidente, la Chiesa Bizantina, la Chiesa Melchita, Maronita in Oriente. Ognuna con un suo rito proprio e tradizioni proprie derivanti dalle differenti origini e luoghi di vita. In tutte queste chiese abbiamo sia una parte minoritaria che resta legata a Roma, sia una parte maggioritaria autonoma. Tra le tante chiese e comunità che nascono in questo periodo, quella che ci interessa di più, può essere forse la chiesa siro-malabarese e siro-malancarese dell'India. Ancora oggi chiesa sui Iuris, ben presente nel Kerala, la regione da cui provengono molte nostre sorelle indiane e in cui siamo presenti con varie comunità. E poi la chiesa siro-malabarica è presente in altri stati dell'India del Sud. I due rami si differenziano, malabarese e malancarese, per il rito liturgico, siriaco-antiochieno per l'una e siro-occidentale, liturgia di San Giacomo per l'altra. Ambe due sono in lingua siriaca, ma anche in Malayalam, la lingua locale. Questa chiesa è stata fondata dall'Apostolo Tommaso, che è giunto in India nel 52 d.C. e vi ha fondato alcune comunità cristiane. Tommaso è rimasto 20 anni, nel 72 è morto,
ma aveva il seme da lui gettato, si era ben radicato e si è arricchito anche degli specifici valori religiosi indiani. Lo stesso San Tommaso ha ordinato i primi ministri del culto, poi successivamente, per varie ragioni politiche, ecclesiastiche e storiche, la Chiesa dei Cristiani di San Tommaso, così era stata veniva chiamata, passò alle dipendenze del Patriarca della Chiesa d'Oriente nell'Impero Persiano, questo per la nomina dei vescovi, e crebbe così autonoma e in piena libertà fino all'arrivo dei portoghesi a metà del secolo XVI. I missionari portoghesi giunti in quel periodo non furono in grado di comprendere la ricchezza di questa chiesa, perfettamente indiana nelle sue espressioni culturali e liturgiche, ma anche perfettamente cattolica nella sua fede. Quando dopo poco è morto il metropolita, la sede dei cristiani di San Tommaso rimane vacante e l'arcivescovo di Goa, che è la prima diocesi latina dell'India, ne approfitta per convocare un sinodo, il sinodo di Dampere, e accelerare, secondo lui, la cattolicizzazione e occidentalizzazione di tale chiesa. E viene separata la Chiesa dei Cristiani di San Tommaso dalla giurisdizione del Patriarca Caldeo per entrare invece nell'alveo portoghese. Sei mesi dopo questa decisione, il Papa Clemente VIII sopprime lo Stato metropolitano della sede dei Cristiani di San Tommaso e lo riduce a una diocesi suffraganea della diocesi di Groa. Inizia quindi la spaccatura di tale chiesa in due rami, uno che rimane unito comunque alla Chiesa di Roma e l'altro ortodosso indipendente. Il ramo unito a Roma nel tempo andrà quasi ad esaurirsi sempre di più, per poi però ritrovare una vitalità vivace alla fine del secolo XIX, quando Papa Leone XIII nomina due vicariati apostolici che favoriscono la fioritura di nuovo di questa chiesa. Fioritura sempre come chiesa sui iuris, come tutte le chiese orientali, ma perfettamente unita alla sede apostolica di Roma. Facciamo un salto nel tempo, arriviamo a delle stime del 2011. Ecco, nel 2011 possiamo dire che la chiesa siro-malancarese aveva ben 29 eparchie, di cui 18 nel paese e 11 all'estero, circa 4 milioni di fedeli, più di 4.000 sacerdoti diocesani, quasi 5.000 sacerdoti religiosi, 2.000 fratelli religiosi e ben 35.000 suore. La liturgia continua a essere celebrata in lingua siriaca e in Malayalam. Con la parte ortodossa è attivo un dialogo. Attualmente ci si interessa principalmente delle linee guida pastorali comuni sui matrimoni misti che sono frequenti, sull'ecclesiologia di Sant'Efrem, sulla visione cattolica e la visione ortodossa della relazione tra Chiesa universale e Chiese locali. Veniamo ora, facciamo un passo indietro nella storia e veniamo alla più vasta Chiesa ortodossa bizantina separatasi ufficialmente nel 1054. Molte sono state le cause dello scisma nate già molti secoli prima, maturate lungo i secoli. L'allontanamento innanzitutto crescente tra Oriente e Occidente, tra l'Occidente rimasto di lingua latina e l'Oriente di lingua greca, che mano a mano sono diventati del tutto estranei un mondo dall'altro.
poi la pretesa di Costantinopoli di essere pari a Roma. Secondo la tradizione ortodossa, infatti, la chiesa di Bisanzio, di Costantinopoli, è stata fondata dall'apostolo Andrea, il primo dei chiamati. E il canone terzo del concilio di Costantinopoli nel 381 riconosce al vescovo di Costantinopoli un primato di onore dopo il vescovo di Roma, motivandolo con il fatto che ormai questa città è la nuova Roma. E se guardiamo la storia, l'impero d'Oriente è sopravvissuto all'impero d'Occidente per vari secoli. Roma respinge questa pretesa perché non aveva un fondamento religioso, ma solo politico. Però la spaccatura è più che tracciata ormai. Poi nel 451 il Concilio di Calcedonia, con il canone 28, riconosce dignità patriarcale, oltre che a Roma, Alessandria e Antiochia, anche a Gerusalemme e a Costantinopoli. Il Papa Leone Magno, con ben 13 lettere, chiede l'abrogazione di quel canone, ma inutilmente. Anzi, il Concilio Ecumenico di Calcedonia stabilisce che il vescovo di Costantinopoli debba godere dello stesso primato d'onore del vescovo di Roma, perché Costantinopoli è ormai la nuova Roma. E tutta la terra sconosciuta del mondo viene affidata al patriarca di Costantinopoli. E questa giurisdizione era molto più ampia di quella che avevano gli altri quattro patriarcati, cioè Roma, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Alcuni decenni dopo, nell'aprile del 533, l'imperatore Giustiniano ratifica ufficialmente il titolo di patriarcato ecumenico già esistente per il vescovo di Costantinopoli. Questo ruolo di guida del patriarcato ecumenico di tutti gli ortodossi della diaspora, che proviene quindi da un'interpretazione ampia del 28 canone del Concilio di Calcedonia, oggi è contestato in vari modi dalla maggioranza delle chiese ortodosse, che desidererebbero essere loro stesse a seguire i propri fedeli emigrati in altri paesi del mondo. In tempi poi più vicini alla separazione, le divergenze liturgiche e dottrinali e il centralismo papale sono aumentate di peso e hanno aumentato la discordia tra i due poli latino e orientale. I patriarchi d'Oriente, del resto, volevano essere considerati come la massima autorità in Oriente. E poi l'ascensione stessa di Carlo Magno, la sua protezione della Chiesa in Occidente, l'imposizione del filioque nel credo niceno-costantinopolitano, l'incoronazione di Carlo Magno imperatore fatta dal Papa, sono state tutte cause che hanno aumentato il divario. Sono state lette come un sopruso da parte dell'imperatore di Costantinopoli, che per contro si rifiuta di riconoscere l'autorità di Carlo Magno. Carlo Magno accusa l'imperatore di Costantinopoli di eresia, quindi vanno avanti i combattimenti. Eresia perché non viene usato il filioque in Oriente. Poi Carlo Magno impone nell'impero i libri della lingua romana, quindi della lingua latina. Pensiamo che in Calabria il greco è stato abbandonato nel 1500 praticamente, quindi capiamo che peso ha avuto questa imposizione. Prevale il ritualismo, i fedeli non comprendono più il latino, la messa diviene uno spettacolo incomprensibile e misterioso. Il pane per la celebrazione dell'Eucaristia viene sostituito in questo periodo con il pane azimo,
mentre in Oriente i greci e i latini si contendono l'evangelizzazione dei paesi slavi. Siamo arrivati proprio alla discordia totale, mancava solo una scintilla che facesse provocare ufficialmente la separazione. Lo scisma viene vero e proprio avviene nel 1054, il 16 luglio, con la consegna delle reciproche scomuniche da parte del patriarca di Costantinopoli, Michele Cerulario, e dell'inviato del Papa Leone IX, il cardinale Umberto da Selvacandida. La questione che ha acceso la scintilla finale è stata, da parte dei latini, l'intromissione in Italia meridionale, di per sé spontaneamente greca, della lingua latina. E da parte dei greci la risposta all'imposizione del rito greco ai monasteri latini che erano a Costantinopoli. Lì per lì l'evento non è stato vissuto come un qualcosa di irreparabile che poi è andato avanti per tutto un millennio, ma solo come un momento di forte attrito, come altri che già c'erano stati. Però l'evoluzione storica successiva dei rapporti tra Europa Latina e Impero Bizantino ha sancito la separazione definitiva. E questa divisione è conosciuta appunto con il nome di Scisma d'Oriente. Poi vedremo che invece lo Scisma d'Occidente non sarà la separazione del ramo protestante, ma sarà un'altra cosa precedente. Il patriarcato ecumenico, dopo lo scisma, diventa il centro visibile delle chiese ortodosse. Il patriarca ha il primo posto di onore presso tutte le chiese ortodosse locali. Egli è il primus inter pares e come primus inter pares tra tutti i vescovi è il punto di riferimento dell'unità ecclesiastica. Il giudice delegato per ogni eventuale dissenso pastorale tra tutti i primati e i vescovi ortodossi. Però primato d'onore non di giurisdizione. L'impero d'Oriente sopravvive quasi un millennio alla caduta dell'impero d'Occidente. L'impero d'Occidente la caduta nel 476, quello d'Oriente nel 1453. E si considera l'unico vero erede dell'impero. Ciò consente alle chiese d'Oriente di svilupparsi in continuità con la tradizione e di appoggiarsi all'imperatore, il quale assume un ruolo sempre più rilevante nella vita della Chiesa. In Oriente, pertanto, si arriva progressivamente all'idea di un impero ecclesiastico, sotto la guida dell'imperatore, mentre in Occidente si sviluppa piuttosto la visione di una chiesa papale, indipendente dal potere statale. Per la revoca delle scomune bisognerà attendere molti secoli, arrivare a dopo il Concilio Vaticano II e al decreto sull'ecumenismo, all'Unitatis Redintegratio, arrivare all'incontro e all'abbraccio di pace tra Papa Paolo VI e il patriarca di Costantinopoli Atenagora a Gerusalemme il 5 gennaio 1964. E poi alla da loro decisa dichiarazione comune cattolica ortodossa, letta in contemporanea a Roma e a Costantinopoli il 7 dicembre 1965, nella quale viene precisato che lo scambio di scomuniche nel lontano 1054 fra Papa Leone IX e il Patriarca Michele Cerulario, che fu la causa scatenante dello scisma, doveva essere inteso fra le persone interessate, non fra le due chiese. Poi, nel luglio del 1967, Papa Paolo VI si recherà in visita a Istanbul
E questo sarà l'inizio di un nuovo corso di rapporti, rapporti di amicizia e di fraternità fra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli, che mano a mano hanno tirato con sé anche un po' tutto il mondo ortodosso. Della Chiesa ortodossa bizantina possiamo sottolineare che è una Chiesa sorella. Abbiamo molto, quasi tutto in comune. Possiamo dire cosa nella fede ci distingue. E dire cosa nella fede ci distingue non è facile, perché ormai è stato praticamente superato anche il famoso scoglio del filioque. E quindi le tante differenze che notiamo tra di noi possiamo dire che dipendono da come si è sviluppato il culto nel corso dei secoli, da come si sono sviluppate le culture completamente differenti in ambienti culturali e linguistici differenti. Possiamo anche notare che certe volte le due chiese hanno risposto in maniera opposta alle stesse problematiche, volendo anche dire le stesse cose. Per esempio, per centralizzare l'attenzione sul mistero, la Chiesa Cattolica ha sviluppato l'adorazione eucaristica, la consuetudine delle processioni, e mentre le Chiese Ortodosse hanno piuttosto risposto con la creazione e lo sviluppo dell'iconostasi e della chiusura della celebrazione, per dire che il mistero non si può raggiungere veramente con gli occhi del corpo, ma bisogna contemplarlo con lo sguardo del cuore. L'unico scoglio vero che ci separa è la concezione del primato petrino del Vescovo di Roma. Delle chiese ortodosse possiamo dire che si fondano sulla dottrina dei primi concili e sui padri della Chiesa, e sono portate a sottolineare l'apofatismo di Dio, a dire ciò che di Dio non può essere detto o definito, perché il suo mistero è sempre più grande, sempre ci travalica. La partecipazione al mistero per il fedele ortodosso è una partecipazione esperienziale. L'uomo è chiamato, attraverso la fede, la liturgia e i sacramenti, ha un cammino di divinizzazione che dal battesimo lungo tutta la vita lo introduce, lo immerge sempre di più nella vita divina e nel cuore della Trinità. La Chiesa ortodossa ha conservato e sviluppato una forte pneumatologia, mentre noi cattolici occidentali ci siamo lungo i secoli un po' dimenticati dello Spirito Santo per sviluppare di più il cristocentrismo. Nel confronto fra le due confessioni, la cattolica e l'ortodossa, possiamo dire, come ha fatto più volte Papa Giovanni Paolo II, che il contatto con l'Oriente ci ha aiutato noi occidentali a respirare con i due polmoni, riscoprendo il ruolo dello Spirito Santo nella vita della Chiesa. Lo scoglio, appunto, di comprensione resta l'autorità del Papa di Roma, il suo primato universale che si scontra con l'autocefalia e l'autorità conciliare della Chiesa ortodossa. A partire dall'enciclica Autunum Sinte, però, San Giovanni Paolo II, come ne abbiamo già parlato nella quarta scheda, si è detto disposto a rivedere l'esplicitazione concreta del suo ministero di unità. E allora si è avviato un difficile ma costruttivo dialogo fra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa, che è giunto nel 2016 a un primo significativo documento, il documento di Chieti. Anche di questo abbiamo parlato nella sesta scheda. Un documento che è sul primato, sì, del primo millennio, ma è importante perché intanto si chiarisce come veniva concepito il primato nel primo millennio,
E poi ha aperto un dialogo che continua e che è stato intrecciato anche da tanti significativi incontri, gesti fraterni, visite fraterne, che mano a mano rinsaldano l'amicizia e la fraternità. Per quanto riguarda i dialoghi tra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa, possiamo dire che con il Patriarcato Ecumenico e il Patriarca Bartolomeo si è instaurato da tempo una vera amicizia con il Vescovo di Roma. Papa Francesco parla sempre del mio fratello Bartolomeo. Questa amicizia è sottolineata, è stata fermata dalla pandemia, ma se no ogni anno c'era la visita della delegazione ortodossa a Roma per la festa dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno e la visita al Fanar, la residenza del Patriarca a Istanbul, dei cattolici il 30 novembre per Sant'Andrea. Speriamo possa riprendere presto. Poi anche Bartolomeo è stato sempre invitato e sempre presente in momenti importanti accanto a Francesco per iniziative di pace fra i popoli, tipo la convocazione di Israele dello Stato palestinese a Roma per piantare l'olivo della pace in Vaticano, oppure la visita a Lesbo ai profughi richiusi in quell'isola greca, bloccati, oppure la presenza a Bari per la giornata di preghiera e riflessione sulla pace in Medio Oriente. Cioè veramente è un'amicizia che si sta consolidando sempre di più. Poi anche con il Patriarcato di Mosca sono numerose le occasioni di visite e di scambi fraterni. Prima abbiamo avuto le visite del Cardinal Casper, poi del Cardinal Koch, i presidenti del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani. Abbiamo avuto i dialoghi con il Metropolita Ilarion, la restituzione di doni come l'icona della Vergine di Kazan, che poi sono culminati il 12 febbraio del 2016 con l'incontro tra Papa Francesco e Kirile, Metropolita, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, a Cuba, territorio neutrale, con la firma di una dichiarazione comune in 30 punti. Una dichiarazione importante per quel che dice, ma ancora prima, perché c'è un incontro, una dichiarazione comune con Mosca. Il primo punto di questa dichiarazione è proprio ringraziare per questo incontro, il primo nella storia. Fratelli nella fede cristiana. Poi il punto 2 e il punto 3 descrivono il luogo di incontro, Cuba, come crocevia tra nord e sud, est e ovest. Ed esprimono ambedue, sia Francesco che Kirill, la gioia di vedere la crescita del cristianesimo in America Latina. Poi abbiamo il parere di ambedue sulla tradizione spirituale comune, il primo millennio del cristianesimo e le speranze che questo incontro possa contribuire a ristabilire l'unità voluta da Dio. Poi abbiamo una serie di punti dal 7 al 21 che affrontano le varie sfide del mondo contemporaneo e concludono con la persecuzione dei cristiani nel Medio Oriente e in Nord Africa, che appunto sono perseguitati perché cristiani, non perché cattolici, ortodossi o protestanti. E poi viene narrata la difficoltà dell'impatto con la violenza terroristica, dell'esodo dei cristiani dal Medio Oriente. La dichiarazione poi continua con il riferimento al rinnovamento della fede cristiana in Russia e nell'Europa orientale. Si sottolinea la rottura delle catene dell'ateismo militante
Si sottolinea il ruolo della cristianità nel processo di integrazione in Europa, integrazione dei migranti, e poi l'importanza della famiglia, del matrimonio tra uomo e donna. Si sottolinea la preoccupazione di ambedue le chiese nei confronti dell'aborto, dell'eutanasia, della tecnologia di riproduzione biomedica. Poi ci sono, vengono toccati alcuni argomenti teologici. Si ripete il fatto che l'uniatismo ormai è un metodo del passato, come era stato già sottolineato dal documento di Balamand nel 1993, e alla fine ci si esorta a vicenda a lavorare insieme, fraternamente, nel programmare la buona novella della salvezza in tutto il mondo e soprattutto di dare testimonianza, una testimonianza comune allo spirito di verità in questi tempi di difficile fede. Si conclude poi con una preghiera alla Vergine Maria. Per quanto riguarda in particolare la Chiesa italiana, un testo utile per chiunque voglia avere così dei suggerimenti in materia, un testo da segnalare, è il Vademecum della CEI del 2010, pubblicato ad Experimentum. Il titolo è Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici, per regolare e armonizzare in tutta Italia l'accoglienza dei fedeli ortodossi, soprattutto i numerosissimi bambini e i giovani rumeni che frequentano abitualmente i nostri oratori, le nostre parrocchie e gruppi associativi. Ecco, questo Vademecum è della Chiesa italiana, però può servire per analogia anche per altri paesi del mondo in situazioni simili. È un sussidio pratico destinato innanzitutto ai parroci e agli operatori pastorali, ai responsabili delle istituzioni educative, per rispondere in modo corretto alle richieste delle comunità ortodosse, in modo corretto e soprattutto uguale tra tutte le regioni d'Italia. È un testo alieno da qualsiasi intento di proselitismo, vuole offrire solo delle indicazioni utili ai rapporti con la gerarchia orientale non cattolica, qualora essa chieda la collaborazione delle diocesi italiane nei confronti dei giovani, dei loro fedeli. È indirizzato alla Chiesa latina e rispecchia la disciplina del codice di diritto canonico latino. Sono anche presenti però degli ampi riferimenti alla normativa delle Chiese cattoliche orientali sui Iuris, che è raccolta nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, pubblicato nel 1990. La prima parte del sussidio presenta in modo sintetico alcuni elementi dottrinali utili per comprendere il profilo delle Chiese Orientali non cattoliche, e vi vengono evidenziate alcune differenze relative alla teologia sacramentaria fra Chiesa Cattolica e Chiese non cattoliche, per favorire la comprensione reciproca e l'instaurarsi di una prassi di collaborazione, di rispetto. La seconda parte invece fornisce delle indicazioni relative alla condivisione del culto liturgico sacramentale, con specifica attenzione ad alcuni temi come la comunicatio in sacris, i matrimoni misti, l'ammissione alla piena comunione della Chiesa Cattolica, le esequie, le benedizioni, i luoghi di culto, la catechesi, il battesimo di bambini, figli di cattolici non di ortodossi, scusate,
di orientali non cattolici, cioè ortodossi, e poi alla fine c'è un appendice utile per ulteriori approfondimenti. Ecco, questa è una visione d'insieme delle chiese ortodosse. In questi anni in cui si sviluppa nei secoli la spaccatura tra Oriente e Occidente e l'allontanamento sempre di più di Oriente dall'Occidente e dell'Occidente dall'Oriente, in Arabia prende vita dal 622 una nuova religione e società, l'Islam. Il suo iniziatore è il profeta Maometto. Il loro libro sano è il Corano, dettato nella loro fede a Maometto dall'Arcangelo Gabriele. Adesso poi si aggiungono gli Hadith, cioè i detti della vita del profeta. La storia dell'espansione islamica si intreccia con la storia della cristianità e delle chiese intere, poiché intere aree cristiane vengono mano a mano assorbite nell'impero musulmano. Ancora oggi la storia della cristianità e la storia dell'Islam si intrecciano e quindi per essere in grado di avvicinare questi fratelli dobbiamo cercare anche di conoscere in cosa loro credono. Ma prima di tutto dobbiamo aver chiara la nostra identità cristiana, come singoli cristiani e come comunità. Perché solo chi ha chiara la propria identità ed i valori della propria fede può serenamente mettersi in dialogo con chi la pensa in modo differente. Ecco, per quest'oggi terminiamo qua.